Si chiama Fondazione con il Sud ed è il progetto con cui l'Associazione Calabrese Malati Reumatici vuole promuovere una campagna informativa su tutto il territorio regionale. Obiettivo degli incontri è quello di sensibilizzare le persone sulle malattie reumatiche e la necessità di una diagnosi precoce. Che cos'è ACALMAR e in che cosa consiste il progetto che oggi presentate? Benissimo. ACALMAR significa Associazione Calabrese Malati Reumatici, che è nata nel 2013, quindi come supposto diciamo che è un'associazione giovanissima. Noi ci interessiamo degli ammalati reumatici che soffrono di patologie reumatiche. Siamo presenti a livello territoriale come Gallinazzo Calabrese. La nostra associazione oggi presenta questo progetto che è destinato non solo ai cittadini, bensì a tutti i pazienti di malattie reumatiche. Perché avete sentito l'esigenza di formare questa, come l'ha chiamata lei, questa giovane associazione? Parte da un fatto sentimentale. Io nel 2013 ho avuto una sorella che poi è deceduta, colpita da queste patologie reumatiche, dove per problemi vari, sia come problemi sanitari o problemi burocratici, non sapevo a chi rivolgermi e domandai se c'era un'associazione come tutte le altre che si rispettano. Non c'era nessuna associazione, al che, invogliato dal mio medico, perché io sono anche un sofferente di patologie reumatiche, abbiamo preso questa occasione di formare questa associazione. Qual è la sua esperienza con le strutture ospedaliere, con quella di Catanzaro, con le altre? Guardi, la struttura con le persone, il rapporto è ottimo con i responsabili. Con la struttura purtroppo non posso dire che è ottimale, perché proprio di recente, a giugno, si è verificato un fatto eclatante che a Catanzaro, presso l'ospedale pugliese, si è chiuso il reparto di reumatologia senza che noi sapessimo nulla e che ancora alla giornata di oggi è chiuso, fermo restando comunque per correttezza di informazione che gli ammalati di reumatologia possono trovare conforto presso il reparto di medicina interna, dove che la reumatologia è una branca della medicina interna, dove c'è un ambulatorio che funziona il martedì soltanto di ogni settimana. L'importanza di questo convegno è stato quello di mettere in evidenza quelli che sono i rischi cardiovascolari nei pazienti con malattie reumatiche. Sono stati trattati tutti i temi da parte sia di cardiologi che di reumatologi, in modo da poter condividere insieme la complessità della gestione dei nostri pazienti, poiché non hanno soltanto le problematiche di natura reumatologica. I nostri pazienti muoiono prevalentemente per un aumento delle malattie cardiovascolari, in particolar modo l'infarto del miocardio. Da parte dell'opinione pubblica c'è un concetto un po' particolare, diverso, delle malattie reumatiche, intese come le malattie che interessano i muscoli e le articolazioni. Non è affatto così. Noi ci occupiamo di malattie complesse del sistema immunitario, sono malattie che interessano tutti gli organi ed apparati, per cui anche se adesso con i nuovi farmaci biologici siamo riusciti a modificare la storia naturale della malattia, quindi nel senso che per esempio per alcune condizioni come l'artrite reumatoide, l'artrite psoriasica, la spondilite anchilosante, i nostri pazienti difficilmente diventano degli invalidi, ancora non siamo riusciti a ridurre la mortalità per queste condizioni. Quindi il nostro intento è quello di far conoscere soprattutto ai medici di medicina generale l'importanza di una diagnosi precoce, perché prima arriviamo, prima riusciamo ad evitare problemi poi più importanti successivamente, soprattutto il rischio di una mortalità cardiovascolare. Questo nuovo progetto multidisciplinare conclude questa nostra giornata scientifica organizzata dall'Associazione Italiana Donne Medico, che io mi onoro di presiedere, sul tema proprio del rischio cardiovascolare in pazienti affetti da malattie reumatiche autoimmuni. Queste malattie colpiscono prevalentemente il sesso femminile e, come è noto, l'associazione ha lo scopo di promuovere la divulgazione scientifica dei problemi inerenti alla salute delle donne. E il tema trattato poi di
grande valenza clinica, perché diversi studi epidemiologici hanno ormai attestato che questi pazienti presentano un'elevata incidenza di patologie cardiovascolari, soprattutto su base aterosclerotica, che addirittura rappresentano la prima causa di mortalità in questi pazienti. Quindi il messaggio del nostro incontro è stato quello di creare una rete di coordinazione multidisciplinare tra reumatologi, internisti e cardiologi per attuare delle strategie diagnostiche e terapeutiche appropriate al fine appunto di ridurre il rischio cardiovascolare e gli eventi clinici che ne sono connessi. Come si spalmerà il progetto sul territorio calabrese nei prossimi mesi? Guardi, noi oggi abbiamo avuto il piacere di essere ospiti qui di questo precedente convegno. Col prossimo settembre saremo presenti di nuovo a Catanzaro col primo convegno del 2017, per poi andare presso le altre province ad ottobre nella provincia di Reggio e a novembre nella provincia di Vibo, per poi andare avanti nel 2018 con la provincia di Cosenza e di Crotone, dove diciamo che il tutto è rivolto e indirizzato ai vari ammalati di reumatologia calabrese.